Parliamo di linfoma mantellare e della terapia di questa patologia con la dottoressa Chiara Rusconi, della divisione di ematologia dell'ospedale Niguarda di Milano, in occasione di un incontro che ha fatto il punto sulle ultime novità terapeutiche in campo ematologico. Dottoressa Rusconi, innanzitutto, che cos'è linfoma mantellare? Il linfoma mantellare è una forma rara di tumore dell'apparato linfopoietico, costituisce circa il 6-8% di tutti i linfomi non Hodgkin. È una patologia che deriva da un'iperproliferazione di linfociti B a causa di un riarrangiamento che avviene a seguito della traslocazione tra il cromosoma 11 e il cromosoma 14, che porta a un'iperespressione della ciclina D1 con uno squilibrio dei meccanismi di proliferazione e apoptosi cellulare. Quanto è frequente questa malattia? È una malattia molto rara, nel senso che costituisce circa l'8% di tutte le nuove diagnosi di linfoma non Hodgkin, quindi con delle incidenze molto basse, 1-2 casi ogni 100.000 abitanti anno nei paesi occidentali. È un'incidenza sostanzialmente sovrapponibile in tutte le aree geografiche, non ci sono grosse differenze in base ai continenti ed è una patologia che purtroppo allo stato attuale dell'arte rimane incurabile, per cui il nostro obiettivo curando questi pazienti è quello di ottenere delle remissioni di malattia il più prolungate possibile, cercando di garantire ai pazienti una buona qualità di vita. Dottoressa, quali farmaci abbiamo a disposizione per questi pazienti? Questi pazienti hanno ottenuto un netto miglioramento dell'outcome, quindi della loro prognosi e della loro sopravvivenza, con l'introduzione per i pazienti giovani della chemioterapia con ARAC ad alte dosi, dopo un regime di induzione contenente antraciclina e nella maggior parte degli studi consolidato con un trapianto autologo. I pazienti anziani che non possono, per eccesso di tossicità attesa, partecipare ai programmi intensivi vengono trattati con delle immunochemioterapie utilizzando gli anticorpi monoclonali in associazione alla chemioterapia CHOP o alla chemioterapia bendamustine, seguite o meno da un mantenimento con rituximab. Queste strategie hanno consentito di migliorare rispetto alla chemioterapia tradizionale la sopravvivenza dei pazienti, che è passata da circa 3 anni di sopravvivenza mediana alla diagnosi della decade, diciamo, antecedente al 1995, una sopravvivenza attuale attesa mediana di circa 5 anni. Ci sono nuovi farmaci in studio per questi pazienti? Assolutamente sì, il linfoma mantellare in questo momento si muove in uno scenario molto dinamico in cui abbiamo a disposizione, oltre agli anticorpi monoclonali, un notevole numero di molecole che agiscono con dei meccanismi alternativi alla chemioterapia, quindi cosiddetti farmaci target o biologici, che possono essere riassunti in quattro grosse categorie: gli inibitori del proteasoma, quindi il bortezomib, gli immunomodulanti, quindi la lenalidomide e derivati, gli inibitori dell'mTOR, quindi tensirolimus e everolimus, e più recentemente l'inibitore della BTK, ibrutinib. Che risultati si ottengono con questi farmaci? Questi farmaci in questo momento sono stati testati soprattutto nel difficile sottogruppo dei pazienti che hanno già fallito precedenti linee di terapia tradizionale. Pure in questo subset sfavorevole di pazienti hanno consentito di ottenere degli ottimi tassi di remissione completa a seconda del farmaco e delle casistiche intorno al 25% e una sopravvivenza libera da malattia con una durata mediana della risposta che fino a qualche tempo fa erano impensabili in questo gruppo di pazienti.